A giudicare dal risultato e dalle parole di Zingaretti e Di Maio, l'esperienza perdente in Umbria difficilmente si sarebbe comunque ripetuta in primavera in Puglia, ma a confermare che anche a livello locale l'ipotesi sia sempre più lontana, oltre alla pentastellata La Ricchia, arrivano i no anche del governatore uscente Michele Emiliano e del sindaco di Bari e presidente ANCI Antonio De Caro. In Puglia non credo che ci siano buoni rapporti tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, contrariamente a quello che accade per esempio nel mio comune, dove buona parte del programma elettorale è sovrapponibile, più una questione di forma che di sostanza nel rapporto tra, diciamo, la coalizione del centro-sinistra e il Movimento 5 Stelle. Non ho necessità di allargare maggioranze perché ho una maggioranza enorme, però è chiaro che quando individuo delle attività che sono sovrapponibili, qualche volta mi è capitato anche di presentarlo in conferenza stampa, un'iniziativa del Movimento 5 Stelle che io ho condiviso, l'ho fatta diventare un'azione amministrativa. Anche De Caro, come Emiliano, ritiene che il risultato in Umbria non avrà comunque conseguenze sul governo Conte. È un voto legato a un territorio, normalmente quando si vota per quel presidente, per quel sindaco, non credo abbia un riflesso nazionale, altrimenti non sarebbe accaduto quello che è accaduto a maggio a molte elezioni amministrative, anche nel mio comune, lo stesso giorno votavano per me come sindaco e per la coalizione del centro-sinistra, però le europee votavano per un altro schieramento, con circa il 40% dei baresi che si sono spostati come idea di voto, lo stesso giorno nella stessa urna e con la stessa matita, quindi ha una valenza dal punto di vista regionale sicuramente, che fa pensare anche a questioni di carattere nazionale. Gli accordi normalmente devono partire dal territorio, non vanno calati dall'alto.